Radio Radicale, siamo con l'onorevole Emanuele Loperfido di Fratelli d'Italia per parlare di Schengen e in particolare del ripristino dei controlli alla frontiera. Allora, su questo c'è stata una polemica. Il presidente della sua regione, che della Lega non è del suo partito, ha chiesto insomma di continuare a fare questi controlli, ma non per molto tempo, perché i disagi per il ripristino dei controlli alle frontiere sono abbastanza evidenti. Allora, le volevo chiedere come state vivendo questi ripristino dei controlli alle frontiere che sono stati resi necessari un po' dalla situazione internazionale, da quello che stiamo vedendo. Ma sono controlli sicuramente necessari e fondamentali, e di questa mattina la notizia che vede due arrestati in Francia collegati all'attentato terroristico che c'è stato in Belgio, quindi persone che vivono in due paesi diversi, confinanti, e che hanno probabilmente complottato assieme questo attentato terroristico. Questo fa capire come l'escalation del fondamentalismo religioso può esserci anche, può coinvolgere diversi stati. Oltretutto la rotta balcanica abbiamo visto come sia un flusso continuo di persone, e questa situazione fa sicuramente preoccupare, dato che all'interno di questi flussi ci può essere qualcuno legato magari al fondamentalismo religioso, fondamentalismo islamico, come è successo appunto con l'attentatore di Bruxelles, che ricordiamo tutti essere passato da Lampedusa. Quindi i controlli sono necessari. L'intervento del Presidente del Consiglio Meloni, del Governo Meloni, con la sospensione temporanea di Schengen è più che mai necessario. D'altronde sono altri stati europei come Francia e Germania che lo stanno applicando diverse volte, l'Austria nei nostri confronti. Sicuramente c'è qualche disagio, però da questo punto di vista, insieme al Presidente Fedriga, insieme alla coalizione di centrodestra, siamo ben consci che la sicurezza nazionale ed europea è prioritaria rispetto a quelli che possono essere i disagi temporanei rispetto a un flusso normale che c'era ormai consolidato tra Italia e Slovenia. Questo sta provocando un danno economico perché insomma Fedriga ha manifestato una certa insofferenza, è vero? Sicuramente rispetto alla possibilità di transitare tranquillamente, non ci sono neanche più le strutture per fare dei controlli, a doversi fermare, fare dei controlli, provoca sicuramente dei rallentamenti, rallentamenti che sono sia per i mezzi delle persone che si recano da un paese all'altro per lavorare, dei mezzi commerciali, quindi sicuramente questi rallentamenti provocano delle ricadute a livello economico. Però ripeto, anche la Polizia di Stato, che alle frontiere sono professionalissimi, sanno benissimo quali sono i mezzi da controllare. Tant'è che proprio nella giornata di ieri o dell'altro ieri è stato fermato un van con dentro dei clandestini, che è stato rimandato al mittente. Quindi non vengono fermati tutti i mezzi, quelli che potrebbero essere sospetti. Sicuramente i rallentamenti hanno delle ricadute di carattere economico, però siamo tutti consapevoli che ci sono delle priorità. Tra l'altro, anche il partito della Lega stessa aveva chiesto dei controlli, quindi sappiamo che sono necessari, che sono temporanei, ma dureranno quanto necessario. E sa se sono stati intensificati diciamo, i controlli anche nei valichi, nei passaggi dove non ci sono delle strade asfaltate, dove passano anche parecchi immigrati. C'erano state tante polemiche in passato sul fatto che su questi sentieri non c'erano controlli perché con i controlli sarebbe scattato Dublino. Che li risulti, i controlli sono stati intensificati anche lì. Allora, i controlli sono lungo i principali assi viari che collegano Italia e Slovenia, ma sicuramente ci sarà anche un'intensificazione lungo quei percorsi di montagna, quei sentieri di montagna che normalmente vengono fatti per chi appunto ama le nostre montagne, ma sono state anche oggetto di transito di persone della rotta balcanica. Sicuramente ci saranno dei controlli. E verrà anche utilizzata la tecnologia che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha acquistato per poter verificare al meglio i transiti lungo questi percorsi. Quindi la tecnologia può sopperire al controllo di un confine così complesso che va da Tarvisio a Muggia?
La tecnologia al servizio dello Stato, con una buona strategia, può essere sicuramente utile. Chiaramente, il controllo deve essere fatto con poi delle persone presenti in loco per fermare. Bene, la ringrazio molto, grazie Emanuele Luperfido di Fratelli d'Italia.